Siete pronti per un'immersione nel dietro le quinte dell'Isola dei Famosi? Oggi vi sveleremo il mistero dietro il repentino ritiro di uno dei concorrenti, un colpo di scena che ha sconvolto i fan dello show. Ma prima di tutto, se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche, così non perderai nemmeno un dettaglio dei nostri futuri video e delle ultime novità. La 18esima edizione dell'Isola dei Famosi ha preso il via con grande attesa, inaugurata da Vladimir Luxuria che ha presentato il cast di coraggiosi naufraghi pronti a sfidarsi nelle giungle di Honduras. Ma tra i nomi annunciati c'era uno che ha destato particolare interesse, Tonia Romano. 37enne di Avellino, con un passato nell'esercito e nei vigili del fuoco, Tonia era molto attiva sui social e già conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel lontano 2005. La sua storia era avvincente. Dopo l'esperienza televisiva, Tonia ha vinto un concorso nell'esercito italiano nel 2006, diventando caporalmaggiore e incontrando l'uomo che sarebbe poi diventato suo marito, con il quale ha avuto due gemelli. La sua partecipazione all'Isola dei Famosi era quindi molto attesa, ma un imprevisto ha cambiato tutto. Poco prima dell'inizio del programma, Luxuria ha comunicato al pubblico l'assenza di Tonia, spiegando che improvvisi problemi di salute l'hanno costretta a ritirarsi. Un duro colpo per tutti, soprattutto per la stessa Tonia, che aveva espresso ottimismo e determinazione in un video sui suoi social poco prima della partenza per l'isola. E ora, mentre ci ritroviamo a riflettere su questa mancata partecipazione, ti chiedo, cosa ne pensi della situazione di Tonia Romano? Facci sapere nei commenti, e non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e sulle prossime avventure dell'Isola dei Famosi. La strada per il successo è fatta di ostacoli, ma è la determinazione a superarli che ci rende davvero grandi.